Bella a tutti ragazzi e ben ritornati nel canale di Noi Malati di Foot. Eccomi qui, sono ancora io Crono per portarvi la squadra del nuovo torneo messicano. Iniziamo subito. Allora, il modulo sarà un 4-1-2-1-2 con gli esterni e partiamo immediatamente dal portiere. Allora, il portiere, come potete immaginarvi, sarà Ochoa, perché è l'unico portiere decente messicano. Allora, Ochoa con un 83 di tuffo e 86 di riflessi come statistiche principali e un 78 di piazzamento. Il suo prezzo è intorno ai 4.000-5.000 crediti, ovvero il suo prezzo massimo, è un ottimo portiere. Passiamo ai due difensori, partiamo dal difensore centrale destro. Come sapete abbiamo poca scelta per difensori messicani, quindi io mi sono gettato a braccia aperte su questo difensore, si chiama Reynoso, che pur avendo 30 di velocità ha comunque un 78 di fisico che può essere utile in gioco. Di conseguenza l'ho acquistato immediatamente. Il suo prezzo è di 1.400 crediti. L'altro difensore centrale, lo avrete potuto vedere prima, è Moreno con 78 di overall, 68 di velocità e 79 di difesa e 79 di fisico, forse il miglior difensore messicano che avevo già, quindi ho deciso di metterlo. E passiamo ai terzini, iniziamo con il terzino sinistro. Il terzino sinistro è guardato che gioca al PSV, con 82 di velocità, 79 di dribbling, 76 di difesa e 68 di fisico. Comunque ha statistiche in generale molto buone nella media e quindi è un ottimo terzino sinistro per questa squadra. Il terzino destro l'ho provato io in un'altra squadra, è Navarro con 91 di velocità, è straordinario perché parte sulla fascia, fa i cross in mezzo per gli attaccanti che andranno a segnare. Il suo prezzo è di 5.000 crediti all'incirca. Passiamo al centrocampista difensivo centrale, che anche lui ho provato in un'altra squadra, è Vasquez, un centrocampista difensivo centrale con 86 di velocità, non si vede tutti i giorni, e anche un ottimo 75 di fisico, quindi anche lui è stato un'ottima scelta e l'ho messo immediatamente nella squadra. Il prezzo è di 8.000 crediti, comunque non molto alto per un centrocampista difensivo centrale del genere. Passiamo ai due esterni, iniziamo dall'esterno sinistro. L'esterno sinistro, come ribadisco, non avendo molta scelta ho messo questo, si chiama Tamai con 81 di velocità, che è l'unica statistica buona e spero vada bene alla fine perché la scelta è comunque molto limitata. Il prezzo è di 4.800 crediti. L'esterno destro è ovviamente Carlos Vela con 86 di velocità, 85 di dribbling, 77 di tiro e 4 stelle mossabilità. Il suo prezzo, e io l'ho trovato a poco perché questo è quello che costava meno, a 7.500 crediti, però se lo cercate normalmente senza limitazioni di prezzo starà intorno ai 9.000. Passiamo al centrocampista offensivo centrale, qui ho trovato poco e niente. L'unico che mi sembrava decente, siccome aveva quell'82 di velocità e 78 di dribbling, era Bermudez, argento raro con 66 di overall. Il suo prezzo è di 5.000 crediti, le mosse abilità a 3 stelle, piede debole altre 3 stelle, quindi mi è sembrato abbastanza decente e quindi ho deciso di metterlo in squadra. I due attaccanti ovviamente saranno uno Dos Santos, 86 di velocità, 88 di dribbling e 81 di tiro, in più ha 4 stelle piede debole e 4 stelle mossa abilità. Il suo prezzo sarà anche lui intorno ai 7.000 come Carlos Vela, quindi anche lui ottimo giocatore. L'altro è Hernandez con 86 di velocità, 80 di tiro, 76 di dribbling, più o meno come Dos Santos. Anche lui intorno ai 5.000-6.000 crediti, però forse in meno di Dos Santos ha le stelle piede debole e le stelle mossa abilità. Allora, la squadra ragazzi è finita, come potete vedere è abbastanza buona. Se avete bisogno di crediti per farvela, passate in descrizione che c'è il link. Se volete vedere altri squad builder fatti da me, passate al mio canale, sempre il link in descrizione. E ci rivedremo a un prossimo squad builder. Bella a tutti ragazzi!